Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e in questo video vi parlo degli accessori che io porto sempre con me in viaggio nel mio zaino. Vi dico subito che si tratta di accessori molto semplici ed economici, quindi niente gadget super costosi. Dato che non mi piace farvi perdere tempo, iniziamo subito. Il primo accessorio di cui voglio parlarvi è sicuramente la borraccia termica. Prima di questa avevo una Bialetti che ho usato per diversi anni, però ho deciso di passare a questa borraccia qui da mezzo litro, semplicemente perché è un pochino più leggera e più comoda da trasportare. Comunque una borraccia termica è fondamentale soprattutto d'estate per mantenere l'acqua fresca tutto il giorno. Il secondo accessorio fondamentale quando si viaggia, soprattutto in solitaria, perché non possiamo contare sull'aiuto di qualcun altro, è un kit pronto soccorso. Questi si possono trovare già tutti completi, oppure si può acquistare la custodia separatamente e poi all'interno mettiamo tutto ciò che riteniamo opportuno. Terzo accessorio fondamentale, soprattutto se si dorme negli ostelli, sono i lucchetti. Io vi consiglio di acquistarli di buona qualità, come questo qui Amazon Basic, che tra l'altro costa pochissimo. Io ne ho presi due a circa 12-13 euro, però è molto robusto, a 4 cifre, quindi è più sicuro di quello a 3 cifre. Un altro accessorio che spesso risulta fondamentale è un telo microfibra, molto utile sia durante l'estate per quando si va in spiaggia, si fa il bagno in qualche posto, ma anche e forse soprattutto negli ostelli dove non vengono date in dotazione le asciugamani, anche perché questo materiale qui poi si asciuga velocemente ed occupa pochissimo spazio. Un altro accessorio che non uso spesso, ma le volte che ho utilizzato mi ha comunque salvato, è l'impermeabile pieghevole. Questo è un impermeabile Decathlon, occupa pochissimo spazio e può risultare veramente molto utile in varie situazioni, anche perché io non porto con me mai l'ombrello. Poi passiamo ad un accessorio elettronico, ovvero il power bank. Ho utilizzato per diversi viaggi il power bank da 20.000 mAh, questo invece è da 10.000 e ho preferito passare a questo qui semplicemente per una questione di peso, perché viaggiando in zaino bisogna sempre pensare ad ogni singolo oggetto che si porta all'interno, quindi 100-150 grammi in meno di power bank si fanno sentire. Altro accessorio molto interessante e importantissimo che io uso sempre è lo zaino pieghevole, perché quando arriviamo a destinazione il mio zaino, il The North Face Borealis, vi lascio il link della recensione qui in alto, lo lascio in hotel e vado in giro con uno zaino come questo qui, molto leggero, comprimibile, impermeabile, una figata. Anche questo è Decathlon, spero di trovare il link, altrimenti ve ne lascio un altro simile. Tra l'altro questo qui ha anche il portaborraccia laterale che questi zaini qui solitamente non hanno. Altro accessorio che può sembrare inutile ma in realtà si rivela sempre fondamentale è una semplice sacca, questa dell'Adidas, che io utilizzo a volte come zaino giornaliero al posto di questo qui che vi ho fatto vedere prima, ma soprattutto per mettere le robe sporche da portare poi in lavanderia. Altro accessorio che ho imparato ad usare negli ultimi viaggi è questo borsello pochette piccolo con una tasca grande centrale e una tasca piccola laterale. Online ne trovate di varie tipologie, varie dimensioni, varie marche, vari prezzi. Permette di inserire all'interno gli oggetti di prima necessità. Poi dovrei avervi fatto vedere tutto quello che ho portato. C'è un altro accessorio molto importante, forse il più importante di tutti, però adesso ce l'ho occupato. Vi lascio il link della recensione che ho fatto qui in alto, ovvero i cubi organizzatori, perché senza cubi organizzatori con due felpe già riempiamo lo zaino, mentre utilizzando questi accessori qui riusciamo a portare con noi molti più capi d'abbigliamento. Quindi se volete iniziare a viaggiare zaino in spalla, una delle prime cose che dovete acquistare sono i cubi organizzatori. Ce ne sono di vari tipi, io vi consiglio quelli con la doppia cerniera. Ah, stavo dimenticando un altro accessorio, è semplicemente un coprizaino, perché la maggior parte degli zaini non sono impermeabili, quindi se capitiamo sotto la pioggia e non abbiamo l'ombrello, noi ci mettiamo addosso l'impermeabile, ma lo zaino ha bisogno di una copertura. Quindi fondamentale anche questo qui. Altri due accessori che purtroppo ho dimenticato a casa perché qui a Piacenza non servivano sono il buff in lana merino, ovvero scaldacollo e cappello, fondamentale in varie situazioni, anche ad estate, quando capitiamo in luoghi con l'aria condizionata a palla. E l'ultimo accessorio naturalmente è un adattatore universale, che anche in questo caso non mi serviva, però conviene sempre portarlo con voi. Credo di avervi fatto vedere tutto, questi quindi sono gli accessori base, il mio kit base da viaggio, zaino e spalla. Quindi come avete visto sono accessori molto semplici, economici, nessun accessorio super costoso. Di questi accessori cerco di lasciarvi in descrizione i link esatti. Se non dovessi riuscire a trovare link di questi accessori qui, vi metto comunque link di accessori simili. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia stato di ispirazione. Se è così, vi chiedo di lasciare un like per sostenere il canale, di iscrivervi per rimanere in contatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!